buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6, oggi Serie C e Serie D nel nostro menù perché si è appena concluso l'impegno del Teramo che ha vinto facilmente 2-0 contro la Paganese, gol nel primo tempo di Ilari e poi di Bombaggi, con i biancorossi che salgono a quota 38 punti in classifica. Adesso osserveranno il turno di riposo in settimana, perché è previsto anche il turno infrasettimanale, per poi tornare a giocare sempre in casa domenica prossima alle 15 contro il Catanzaro. Parleremo ovviamente nella prima parte della gara dello stadio Bonolis e poi ci sarà l'ampia pagina dedicata alla Serie D. Due vittorie per il Notaresco e per il Castelnuovo, un pareggio quello della Vastese in casa con il Fiuggi, una sconfitta quella del Giulianova a Recanati. Giulianova che l'aveva anche ripresa la gara dopo essere stata sotto 2-0, era andata sul 2-2 in pochi giri di lancette e poi è arrivato il 3-2. Lo faremo con i nostri ospiti che si alterneranno un po' virtualmente e un po' fisicamente, e penso e lo saluto ad Andrea Costantini che è in redazione. Ciao, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060. A proposito di Teramo, tra poco andiamo a vedere i numeri. Intanto fatemi salutare, credo che sia con noi Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, 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 buonasera. Ben ritrovata, ben ritrovata. Andiamo a vedere i numeri partendo dalla Serie C, perché Teramo Paganese di fatto era la partita che chiudeva la 27esima giornata al netto del rinvio tra Cavese e Potenza, giornata che si era aperta con il successo ieri della Viterbese sul Palermo 1-0, con il successo del Bari sul Foggia con lo stesso punteggio e con il successo del Catanzaro contro la Ternana, che dunque deve inchinarsi ai giallorossi per 2-1. Virtus Francavilla Monopoli 1-2, Bisceglie Juve Stabia 0-1, Turris Casertana 2-1, partite queste giocate ieri. Oggi erano due le gare in programma: Vibonese Catania 1-1 e, come detto, Teramo Paganese 2-0. In questo turno riposava l'Avellino, come detto nel prossimo riposerà il Teramo, prossimo che però sarà un infrasettimanale, dunque di fatto il Teramo riposando però avrà una settimana standard di lavoro prima di arrivare alla gara sempre al Bonolis. Vediamo la classifica allora come cambia dopo questi tre punti, con il Teramo che, come detto, sale a quota 38, comanda sempre la Ternana ed è evidente. L'Avellino a quota 50 punti, a meno 12, il Bari a 49, Catanzaro 44, Catania 40, Teramo 38, Juve 37, Foggia 36, Casertana e Palermo 33 punti, Viterbese 32, Turris 31, Monopoli e Virtus Francavilla 30, Vibonese 24, Paganese 23, Potenza 21, Bisceglie 20 e Cavese 16 punti. Ovviamente tra poco saremo anche in diretta dalla sala stampa dello stadio Bonolis per ascoltare le parole di Massimo Pace e non solo. In questa, Ania, che è stata una partita insomma, senza grossi patemi, che il Teramo ha condotto senza problemi e che poi è andata a complicarsi incredibilmente, non dal punto di vista del punteggio, con l'espulsione di Piacentini, doppio giallo, poi lo vedremo, e con l'ammonizione nel finale inutile, perfettamente inutile, di Francesco Bombaggi, autore del gol del 2-0, e sono due giocatori che mancheranno domenica prossima contro il Catanzaro. Due note negative, insomma, in una giornata comunque positiva per il Teramo, due note negative importanti in vista di domenica prossima, che sarà un altro, ben altro impegno rispetto a quello odierno contro la Paganese. Un Teramo, una gara in generale molto compassata, ritmi molto compassati. Questo è il gol del vantaggio di Ilari, che torna a segnare dopo tre mesi e mezzo, non lo faceva da Teramo Catania del 15 novembre scorso. Tra l'altro la Paganese è una delle sue vittime preferite, perché anche nella gara di andata aveva segnato
contro gli azzurro stellati, una doppietta in quel caso. La Paganese ha fatto davvero molto poco per cercare di mettere in pensiero Lewandowski. Qui ancora Ilari che con la mossa dello scorpione ha cercato di servire Bombaggi, che poi però non è riuscito a trovare la porta. Ancora Teramo, questa è l'azione del secondo gol che porta al raddoppio del Teramo, con Tentardini che va su Pizzauti, molto bravo a smarcarsi, a mettere in mezzo per Bombaggi, con il che firma appunto il 2-0 del Teramo, il sesto gol stagionale. Esattamente con Ilari vanno avanti a coppie i due giocatori del Teramo per quanto riguarda la classifica cannonieri biancorossa. Questo è l'unico tiro, diciamo così, l'unico tentativo nello specchio della porta da parte della Paganese nel corso del primo tempo. Il Teramo ci proverà ancora prima di rientrare negli spogliatoi con questo colpo di testa alto di Bombaggi dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Questa invece è un'azione nata dall'ennesima palla persa della Paganese, con Pinzauti che non trova lo specchio della porta, servito dalla destra con la sfera che finisce di nuovo alta rispetto allo specchio dell'estremo ospite. Con questa azione di Bombaggi si chiude invece il primo tempo. Nella ripresa di Napoli prova subito a cambiare qualcosina, saranno alla fine tutti e cinque i cambi che utilizzerà la Paganese. Questa è l'azione più importante del Teramo probabilmente nel corso della ripresa, con Pinzauti molto bravo a liberarsi dei due avversari ma poi non trovare lo specchio della porta. In generale è una Paganese che prova di spirito a fare qualcosina in più, ma sarà solo questo tiro di Mendicino che abbiamo appena visto l'unica vera parata di Lewandowski nel corso della gara, perché insomma non tengo conto di quella prima conclusione a parte di Sbampato nel corso del primo tempo. Poi il Teramo un po' tira i remi in barca, giustamente comunque vedendo anche le difficoltà degli avversari. L'unica altra occasione passerà dai piedi di Bombaggi con un mancino che finisce alto, e poi ci sarà quell'espulsione di Piacentini praticamente in fotocopia, perché nel primo tempo l'abbiamo selezionata Ania, peraltro visto che è appena arrivato un messaggio di chiedere al direttore sportivo, che non credo che si siederà questa sera, se i giocatori del Teramo sono nervosi. In realtà la doppia espulsione di Piacentini, che tu giustamente hai detto in fotocopia, ve la facciamo vedere, le due ammonizioni, perché lì il nervosismo non c'entra praticamente niente, sono due errori scivolata, eccolo qua, questo è il primo. Sì, il primo per fermare Diop, rimedia il primo giallo dopo essere scivolato, insomma rimedia questo cartellino nel corso del primo tempo, onde evitare appunto che l'attaccante della Paganese potesse lanciarsi verso Lewandowski. Alza la gamba destra, mi pare, insomma, Piacentini per fermare l'attaccante. Qui nel secondo tempo praticamente la stessa cosa, Piacentini scivola, Diop è pronto ad approfittarne, onde evitare che Diop vada diretto verso Lewandowski. Piacentini rimedia il secondo giallo e quindi deve lasciare anzitempo il campo per l'espulsione, insomma, rimediata proprio nel corso della ripresa al 34esimo, se non ricordo male. È un po' una coincidenza che praticamente sia in fotocopia, però insomma è una assenza che peserà per il Teramo per quanto riguarda appunto la retroguardia nella sfida di domenica prossima contro il Catanzaro. Secondo me è ancora più particolare il giallo di Bombaggi. Lo vediamo, ce l'abbiamo. Eccolo qua, siamo al 93esimo. È andato praticamente a protestare per una distanza. Sì, esatto, è davvero una grossa ingenuità, poi sapendo insomma di essere diffidato, l'unico insieme ad Ilari ad essere diffidato nel Teramo, una protesta nel recupero che insomma alla fine lascia il tempo che trova, perché non metteva e non toglieva nulla in quel per come stava andando la gara, per come ormai si era messo la gara. Bombaggi rimedia il giallo, magari può essere anche esagerato sotto certi punti di vista, però sapendo bene che sei in diffida, sapendo bene che domenica prossima c'è il Catanzaro, magari razionalmente, anche se razionalmente in campo c'è poco, però
poteva anche evitare. Questa secondo me è un'ingenuità ancora più grave rispetto a quella di Piacentini, che può essere, che può, insomma, nella cui espulsione può incidere anche un po' la sfortuna, il fatto di scivolare per ben due volte praticamente in maniera uguale. Qui invece secondo me è molto grave anche per il giocatore che è Bucaccio. Però scusate, Andrea, scusate, sì, ma visto che allargavi le braccia, ma è così esagerato dire o pensare, io non posso avere la certezza che l'abbia quasi fatta apposta, perché davvero è senza senso. Cioè, al 93esimo sei avanti 2-0, devi solo aspettare che la partita finisca. Magari i giocatori non saranno perfettamente a distanza, ma sono comunque un po' distanti. Devi appoggiare la palla al compagno, devi soltanto perdere tempo e cincischi fino a che non ti sventola il giallo. Io trovo, cioè, quello che vedo lo trovo totalmente fuori luogo. Magari non l'avrà fatta apposta, ma se non l'ha fatta apposta è un errore incredibile per un giocatore di questa levatura, di questa esperienza e di questa caratura. Io non lo so, penso che anche lo stesso giocatore debba qualche spiegazione sul perché in quel momento non mancano 15 minuti, sei in inferiorità numerica e devi perdere tempo. Siamo al 93esimo, la partita è finita, devi appoggiare la palla, devi aspettare il fischio finale. È una sciocchezza clamorosa. Le ammonizioni di Piacentini, io proprio perché sono in fotocopia, ci voglio trovare un filo rosso. Il giocatore non è tranquillo. Magari non si può dire che è nervoso, ma che perda due volte l'equilibrio su un campo in perfette condizioni in quel modo, a me fa pensare che lui, quando gli arriva la palla, si sente ulteriormente responsabilizzato, e se in questo caso magari può essere un po' più scusato, qui non è neanche pressato, qui si tira indietro, gli arriva questa palla, è una situazione abbastanza tranquilla, e scivola in quel modo, senza che ci sia nessun ostacolo in campo. A mio avviso questi sono errori dettati, scivolate, perdite di equilibrio dettate da mancanza di tranquillità, perché altrimenti non si spiega che ci siano questi due errori in fotocopia, a meno che non abbia sbagliato i tacchetti. Invece su Bombaggi io spero che, insomma, lui chiarisca in qualche modo anche in settimana questa cosa, perché francamente è incomprensibile al 93esimo una cosa del genere. Anche perché, mettiamola così, l'avremmo tra virgolette potuta capire settimana scorsa. Io so che la prossima è in casa con la Paganese, anche se comunque la Paganese è comunque una squadra di tutto rispetto. Magari salto la partita con la Paganese per tornare contro il Catanzaro. Cioè, il Catanzaro non è neanche avversario che tu puoi decidere di saltare tra virgolette scientemente. Non so, Andrea, che ne pensate? No, ma tra l'altro, se ci fate caso, Bombaggi fa quell'espressione: ok, vabbè, mi ha ammonito. Io, se so di essere diffidato, c'è Teramo Catanzaro la partita dopo, io faccio finire il mondo se prendo una... Intanto faccio il possibile per non prenderla in una situazione del genere, ma se mi sventola il giallo faccio finire il mondo, tra virgolette, chiaramente ho una reazione un po' più scomposta. Invece io vedo che lui l'ha presa così, come se niente fosse. Assolutamente. Oh, non lo so, non so se avete avuto anche voi la stessa sensazione, perché può essere che abbia avuto una visione distorta. La tranquillità con cui lo prende questo giallo è abbastanza, con cui lo interiorizza, e vabbè, cartellino giallo. O aveva rimosso di essere in diffida, ma la vedo dura, ma altrimenti no. Oppure aveva rimosso di essere in diffida. Non, è un po', tra l'altro Ilari, che fino adesso non si è mai risparmiato a cartellini gialli, gioca da 2-3 gare con questa spada di Damocle della diffida, però finora è stato abbastanza bravo, è stato bravo a salvarsi tra virgolette. Però ci sta il discorso che faceva Jacopo, secondo me magari la prendo a Castellammare l'ammonizione, salto la Paganese, con tutto il rispetto della Paganese, ma sto sicuro per il Catanzaro. Poteva valere questo discorso sia per Ilari che Bombaggi, ecco. Però ripeto, il giallo di Bombaggi è molto molto particolare in virtù della caratura del giocatore, dell'esperienza del giocatore e della sfida che il Teramo avrà domenica prossima. Assolutamente. Peraltro, Ania, abbiamo un'altra macchia.
Teramo Paganese o Paganese Teramo, cioè Teramo e Paganese non riescono a terminare la partita in tranquillità, stringendosi la mano, dicendo vabbè, è stata una bella partita, ha vinto voi oppure noi abbiamo vinto noi. Insomma, non riesce ad essere una partita tranquilla, perché finisce la partita e comincia come al solito un post gara che insomma di edificante ha ben poco. Io non sono riuscito a capire perché. Te sei riuscita magari seguendo la telecronaca a capire quali fossero i motivi, o seguendo magari gli ultimi minuti, quali fossero i motivi per cui è Arrigoni che è il più arrabbiato di tutti, e questo è evidente. Sì, è Arrigoni coinvolto, no, non è Arrigoni coinvolto con qualcuno della Paganese, poi la questione si allarga, ingloba anche qualche dirigente, va a finire a Santore un altro giocatore, mi sembra Svampato, che viene anche spinto in questo caso da Ilare. Insomma, è un po' un parapiglia anche qui in fotocopia, però rispetto alla gara di andata, perché anche lì il finale era stato molto molto caldo, c'era stata quella polemica rispetto della Paganese rispetto al Teramo per una presunta richiesta di rinvio della gara per alcune positività al Covid nella Paganese nella gara di andata, e questo rinvio chiesto dalla Paganese non accordato dal Teramo, insomma c'è stata questa polemica un girone fa, e qui sembra un po' che quelle polemiche si siano un po' di nuovo riaccese. Insomma, si erano dati appuntamenti alla gara di ritorno, qualcuno si è dato appuntamento alla gara di ritorno. Probabilmente sì, anche perché non è stata una partita, proprio perché comunque si è giocata sempre su ritmi abbastanza compassati, lenti e blandi, non è stata una partita caratterialmente forte, aggressiva, dove ci sono stati dei falli importanti, quindi magari in campo qualche parolina di troppo nel finale di partita è scappata, e poi da lì è nato questa mini rissa, ecco, questa mini discussione verbale che poi si è risolta dopo un po'. Peraltro, evidentemente, siccome di solito quando a quest'ora la conferenza stampa quantomeno è in fase di organizzazione, siccome dall'ufficio stampa del Teramo ancora non è arrivato nulla, credo che quel post-gara sia proseguito probabilmente, qualche chiarimento negli spogliatoi o comunque nel tunnel che porta agli spogliatoi. Secondo voi tanto merito del Teramo oppure tanto demerito della Paganese? Siamo ad un punto di svolta per un nuovo campionato da protagonista dei diavoli, ci chiedono, e io aggiungo l'SMS di prima, perché io spesso, non vi preoccupate se non li leggiamo tutti e tutti subito, alcuni me li segno. A ulteriore compendio di questo messaggio, un tifoso prima ci aveva scritto: ma voi ci credete anche voi al terzo posto del Teramo? Ania, Andrea, riuscite a rispondere a queste tre domande? Le due di questo SMS e quella che vi ho fatto, che è arrivato prima? Beh, oggettivamente in questo momento per la classifica il terzo posto è molto complicato, molto molto complicato per la distanza insomma che si è consumata fino a qui tra il Teramo e il Bari, in questo caso insomma nello specifico insomma. Per quanto riguarda il punto di svolta, se questa gara può essere il punto di svolta, io aspetterei domenica prossima contro il Catanzaro, che magari è un avversario un po' diverso rispetto alla Paganese odierna, che arrivava a Bonolis dopo tre impegni in settimana. Insomma, gli allenatori sottolineano sempre che tre impegni in una settimana sono difficili da affrontare in Serie C, immagino che anche di Napoli non sarà da meno in questo caso, quindi probabilmente gli azzurrostellati avevano anche sulle gambe le ultime gare, perché comunque arrivavano al Bonolis come una squadra in controtendenza rispetto alla classifica e in forma. Teramo è riuscito a sfruttare le mancanze odierne della Paganese, è riuscita a farlo bene, ma ha giocato a ritmi molto bassi, molto blandi, approfittando appunto di quello che la Paganese non ha mai fatto oggi. Quindi io aspetto domenica prossima uno scontro diretto, uno scontro importante in ottica playoff, proprio per testare i cambiamenti, insomma, le possibilità del Teramo di poter tornare un po' a essere quello di inizio campionato, considerando però che il Catanzaro ha battuto la Ternana mercoledì o martedì, non ricordo adesso, avrà l'Avellino, e poi domenica chiuderà proprio col Teramo, quindi sarà una settimana di fuoco per il Catanzaro. Certo, assolutamente. Andrea,
Il compendio di quelle tre considerazioni? Sì, è che intanto la partita, beh, il Teramo ha i suoi meriti perché avevamo chiesto in settimana che la squadra potesse tornare a essere aggressiva all'inizio ed efficace e il Teramo l'ha fatto. Quindi ci sono i meriti del Teramo, ci sono i demeriti di una squadra mediocre come la Paganese, che evidentemente poi ha risentito anche un po' della stanchezza per il recupero in settimana contro il Catania, perché poi in ambiente Teramo giustamente si fa notare quando la squadra gioca qualche partita in più rispetto agli avversari, ci sono turni di riposo come è successo ai tempi della gara col Monopoli, e in questo caso magari la Paganese ha risentito dell'impegno gravoso contro una squadra forte come il Catania in settimana. Quindi meriti del Teramo, meriti della Paganese. Per quanto riguarda il terzo posto, io l'ho detto l'altra sera, è davvero un lumicino di speranza, ci sono 11 punti da recuperare in questo momento dalla squadra che è al secondo posto, no, al terzo posto, pardon, che è il Bari, che ha quota 49, Teramo 38 punti, 11 punti mi sembrano francamente troppi da poter recuperare, però vediamo insomma. Il quarto posto potrebbe essere più fattibile, Catanzaro ha 6 punti in più e una partita in meno, ma se il Teramo dovesse battere il Catanzaro nel prossimo match potrebbe rosicchiare punti e forse portare lo sconto diretto dalla sua parte. Ricordiamo all'andata il Catanzaro vinse 1-0, quindi per il terzo posto mi sembra francamente durissima, per il quarto posto giocabile, ma a patto di battere il Catanzaro. Intanto tra poco saranno in conferenza stampa Ilari e Santoro, quindi bisognerà ancora un po' attendere per le dichiarazioni di Massimo Pagli. No, insomma, Ania, torno da te. Aver ritrovato Santoro non era da ritrovare perché ha giocato bene praticamente quasi tutte le partite, però ritrovare un giocatore come Ilari, soprattutto in zona gol, era fondamentale, perché anche oggi Pizzaguto ha giocato molto molto bene, ha fatto un assist, è andato vicinissimo al gol all'inizio di secondo tempo, però ancora anche oggi non ha segnato. Quindi ritrovare giocatori come Ilari, come Bombaggi, oggi poi è tornato anche Mungo, è fondamentale. Sì, poi Ilari chiude idealmente una fase, un ciclo in cui non stava andando proprio benissimo, ecco, nelle ultime gare era in crescita, ma ha attraversato una fase calante abbastanza lunga. Il centrocampista del Teramo, che per lunghi mesi è stato il miglior realizzatore della formazione di Paci, poi è stato anche raggiunto da Bombaggi. Però sì, averlo ritrovato in zona gol, viste le difficoltà del Teramo di segnare, è assolutamente importante, perché comunque Ilari è un giocatore con propensione offensiva, se non segna comunque fa segnare, ed è un'arma in più che Paci ritrova e che va a sommarsi alle altre che insomma il tecnico biancorosso deve cercare di sfruttare al meglio. Non c'è un centravanti di riferimento per quanto riguarda il feeling con la porta, l'allenatore deve ovviamente cercare di sfruttare al massimo le armi che ha, sono comunque armi di tutto rispetto perché sono giocatori molto importanti per la categoria, per cercare di portare il Teramo più spesso di quanto fatto finora al gol. Ilari in questo senso è molto importante, Costa Ferreira viene spesso bistrattato, ma anche oggi comunque ci ha messo del suo con quell'assist proprio per la rete di Ilari. Insomma, sono tutti elementi che vanno a concorrere per far sì che il Teramo possa da qui in avanti, o comunque possa continuare da quest'oggi in avanti, a fare meglio di quanto visto negli ultimi tre mesi, dal punto di vista del risultato, soprattutto dei risultati. Assolutamente. Peraltro in questo caso, insomma, il turno infrasettimanale che non c'è è quanto mai tempestivo. Federico l'ha detto in conferenza stampa che se la squadra era in forma poteva puntare al terzo posto, e se Miano non aveva le ruote era una cariola. Mi viene da risponderti, caro amico da casa, cioè, grazie. Se la squadra è in forma, se segniamo un gol degli avversari. Ma noi dobbiamo aggiungere che ci sono questi 11 punti di distanza, che ripeto sono tanti. Il Teramo per fare terzo le deve vincere quasi tutte e deve sperare in tanti passi falsi di chi ora occupa il terzo posto, che è il Bari, ma poi ci stanno altre squadre nel mezzo, c'è anche il Catanzaro, c'è anche il Catania, ci sono anche le altre, quindi il Teramo per fare terzo non deve più sbagliare un colpo e deve aspettare che tante squadre, in primis il Bari ma anche le altre, stecchino diverse volte. È francamente difficile. Io ecco perché l'altra sera confermo, la cosa più alla portata del Teramo è un piazzamento playoff che possibilmente garantisca il fattore campo, quindi giocare in casa, al primo turno.
Quella è la cosa in questo momento più praticabile. Poi se arriva la mega striscia, magari si rimetterà tutto in gioco, ma francamente è molto complesso. Assolutamente. Intanto Carlo Ilari è già seduto in conferenza stampa, l'autore del gol che ha stappato di fatto la partita, è tornato, insomma, oggi abbiamo probabilmente rivisto l'Ilari della prima parte di stagione, quello che aveva portato il Teramo praticamente vicinissimo alla zona, al primo posto. Insomma, il Teramo quando è andato a giocare con la Ternana di fatto si stava giocando il primo posto. Comunque, possiamo andare nella sala stampa del Bonolis a sentire le parole di Carlo Ilari. Carlo Ilari, perché oggi hai sbloccato una partita che si è messa subito bene e che credo sia da annoverare fra le migliori prestazioni del Teramo degli ultimi mesi, perché per un tempo e mezzo il Teramo ha giocato veramente alla grande. Ve ne siete resi conto in campo? Sì, cioè, è stata fatta una buona partita, l'avevamo preparata bene e sono contento appunto che il mio gol ha permesso di sbloccarla e magari di metterla un po' in discesa, ecco. E siamo stati bravi perché oltre a fare, come hai detto tu, una buona partita, una buona prestazione, mi è piaciuto anche lo spirito che abbiamo avuto alla fine, in cui nelle difficoltà siamo stati compatti, abbiamo cercato di subire il meno possibile, quindi secondo me io sono tanto contento per la prestazione della squadra, ma anche per l'atteggiamento che abbiamo avuto, e dobbiamo ritrovarci un pochino da questo punto di vista e dobbiamo continuare su questa strada. È una vittoria che abbiamo fortemente voluto e quindi niente, deve essere un punto di partenza per poter ricominciare, insomma, un cammino che secondo me dobbiamo avere. Ciao Carlo e complimenti per il gol. Senti, una grande prova di carattere, direi tanta voglia di vincere, ha messo in campo il Teramo, ma anche un Teramo molto bello da vedersi nelle trame, nei meccanismi di gioco. Sì, come ripeto, la partita è stata preparata molto bene, a volte le cose riescono più facilmente, altre volte in modo diverso. Oggi diciamo che quello che abbiamo provato siamo stati bravi poi a riportarlo in campo e niente, quindi dobbiamo proseguire, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, abbiamo passato un periodo un po' altalenante, con più bassi che alti, e quindi dobbiamo cercare di ritrovare l'entusiasmo che avevamo all'inizio per poter continuare a vincere. Buonasera Carlo, ben ritrovato, benvenuto in diretta con l'Abruzzo del Pallone. Ti chiedo, dal 31 ottobre, non solo gara di andata, ma gara decisa da Carlo Ilari, fino al 28 di febbraio, sono passati quattro mesi, ci racconti un po' come li hai vissuti questi quattro mesi, non i tuoi migliori quattro mesi? No, assolutamente, io sono consapevole, insomma, del periodo un po' di bassi che abbiamo avuto, ecco, quindi penso che dobbiamo cercare di migliorarci e non guardare a quello che è stato in passato, ecco. Come non l'abbiamo fatto quando le cose sembravano andare molto bene, dobbiamo, insomma, lasciarci alle spalle questo momento un po' negativo. E niente, l'ho vissuto chiaramente con dispiacere, perché è chiaro che quando le cose non riescono e le cose non vanno bene, è chiaro che si cerca sempre di trovare una soluzione, che a volte è difficile, perché chiaramente ci sono anche gli avversari, quindi abbiamo sofferto un pochino e, come ripeto, spero che questo sia un punto di partenza per ritrovarci e per continuare il cammino che avevamo intrapreso all'inizio. Carlo, ciao. Ciao, ciao Petano. Voglio chiederti, la Paganese continua a portarti bene, perché questo, se non sbaglio, è il quinto gol in carriera che fai alla Paganese, quindi insomma bisognerebbe giocare sempre contro di loro per vedere un Ilari al top. No, vabbè, ma penso che sia una casualità, insomma. Oggi sapevamo di incontrare una squadra in salute che nelle ultime partite aveva fatto molto bene, e quindi sono molto contento dell'attenzione che abbiamo avuto e appunto della prestazione che abbiamo fatto e niente, e per quanto riguarda la Paganese, insomma, come ripeto, è una casualità, ma
deve essere un punto di partenza, ecco. Carlo, okay, Carlo, non so se nello spogliatoio possiamo rientrare, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, la conferenza stampa di Ilari prosegue, noi ci fermiamo un attimo, poi torneremo con le parole di Santoro e con le parole ovviamente di Massimo Paci, a tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, andremo avanti di fila fino alle ore 9, anche qualche minutino in più. Sta parlando Santoro, sempre a Teramo, andiamo ad ascoltare un minutino delle sue risposte. Sì, sicuramente posso dirti che stiamo ritrovando anche una condizione fisica ottimale, magari, cioè, io non penso che... Diciamo che non siamo stati premiati con i risultati, perché comunque le prestazioni le abbiamo sempre fatte, non abbiamo mai sbagliato approcci alla partita, non abbiamo mai sbagliato le prestazioni, però comunque c'era sempre quel dettaglio, quel particolare che non ci permetteva di portare a casa i tre punti. Oggi penso che invece avevamo tanta voglia di ritornare a vincere e questo ci ha premiati. Sì, infatti dici bene, ed è una vittoria, appunto, come dicevi, meritata, ma soprattutto un Teramo che ora ha fatto un grosso balzo in avanti in classifica, un bel passo decisivo, sesto posto. Tu la guardi la classifica? Ma noi ci diciamo sempre di non guardare mai la classifica, perché comunque siamo consapevoli che adesso arriveranno partite importanti e lì dobbiamo dimostrare il nostro valore. Sappiamo che quella di oggi comunque ci dà un'ulteriore forza per affrontare le prossime partite, perché se dimostriamo il nostro valore, se abbiamo questo atteggiamento, sicuramente poi i risultati verranno da soli. Simone, ti chiedo se sul piano personale questa la consideri la miglior partita di questa stagione e se senti di essere arrivato ad un grado di maturità migliore rispetto appunto alle precedenti partite. Ah, sicuramente sì, comunque adesso mi sento pronto, mi sento comunque più maturo rispetto alle partite precedenti. E ho trovato la mia dimensione e il mio compito è quello di aiutare la squadra, e comunque se faccio queste prestazioni anche merito loro, che mi mettono nelle condizioni migliori per farle. Grazie, ciao Domenico. Ecco, queste le parole di Simone Santoro. Tra poco si siederà Massimo Paci. Intanto noi ne approfittiamo per vedere i numeri della giornata di Serie D, argomento che, anzi no, si è già seduto Massimo Paci, il tecnico del Teramo, dopo questo successo per 2-0 contro la Paganese, un pomeriggio di fatto di sostanziale tranquillità per Paci, vedremo se la pensa allo stesso modo. Hanno un po' la soddisfazione di una grandissima prestazione? No. Godiamoci la vittoria, perché è una vittoria importante, giocata bene, e sono contento perché i ragazzi si meritavano questa vittoria per come lavorano in settimana e perché sono ragazzi veramente eccezionali, quindi godiamoci la vittoria. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria, un Teramo perfetto per intensità, per voglia di vincere e soprattutto anche bello da vedersi per le trame di gioco e per i meccanismi messi in campo, insomma. Allora, abbiamo giocato bene, si è rivista, cosa che secondo me in qualche partita avevamo un po' allentato, si è rivista una forte pressione sui principi di gioco su cui lavoriamo, e quindi sono contento. Perfetta no, perché abbiamo fatto degli errori, l'espulsione e altri errori, secondo me, però ripeto, è una squadra che può migliorare, è una squadra che deve migliorare, e sono convinto che possiamo far bene e sono convinto che possiamo migliorare, quindi per riassumere, sono contento della prestazione perché è stata una prestazione eccezionale, però ci sono tanti aspetti in cui si può lavorare e si deve lavorare. Mister, buonasera, ben ritrovato in diretta, faccio due domande e poi ovviamente diamo spazio giustamente ai colleghi. La prima, se è stato un pomeriggio insomma di assoluta tranquillità, ne sentivi particolarmente il bisogno, immagino. Allora,
non è stata un pre-gara tranquillo, perché avevamo bisogno della vittoria, e quando devi vincere per forza purtroppo non è sempre così, e quindi c'è stata molta pressione per questa partita. Ci sono dei momenti in una stagione, ma anche nella vita in generale, in cui devi tirar fuori gli attributi, devi far vedere qualcosa, altrimenti poi il tempo passa e le occasioni vanno, e i ragazzi sono stati bravi a sfruttare questa occasione. Credo che abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti, però credo che la strada è ancora lunga, è ancora difficile, perché anche oggi giocavamo contro una squadra che, seppur giù in classifica, una squadra forte, secondo me, che è allenata bene, che ha fatto delle ultime 4 partite, se non sbaglio, 2 vittorie e 2 pareggi, insomma, è un campionato difficile, quindi è un altro piccolo passo, però credo che dobbiamo rimanere concentrati e continuare così. E poi un'altra considerazione che riguarda due singoli. La prima, Pinzauti era un po' arrabbiato al momento della sostituzione, e la seconda, l'ammonizione molto ingenua di Bombaggi, se gli ha detto qualcosa, se si è interfacciato con lui. No, Pinzauti, Lorenzo si era arrabbiato, scontento, è giusto che sia scontento, perché se un giocatore quando esce è contento non può giocare a calcio, quindi è giusto che sia scontento. E con Bombaggi non ho parlato, ma Bombaggi era in diffida, quindi se non l'avesse presa oggi, magari l'avrebbe preso in un'altra occasione, quindi peccato che salterà la prossima partita, però ci sta, era in diffida, quindi o la prossima o quella, un'altra l'avrebbe saltata, quindi cioè, andiamo avanti tranquilli. Dispiace dispiace perdere Francesco in un momento di splendida forma, però ci sta, dobbiamo andare avanti. Grazie mister, buona serata. Noi possiamo rientrare, ovviamente, lasciando spazio ai colleghi. Grazie a Massimo Paci, ma grazie soprattutto all'ufficio stampa della Teramo Calcio. Chiudiamo la parentesi Serie C. Ania, hai sentito le parole di Paci? Insomma, ha detto... tanto se non l'avesse preso oggi, la munizione l'avrebbe presa in un'altra circostanza. E di fatto poi ha detto che Andrea non è molto d'accordo. Io vi farei vedere. Ma mi pare. Però... Scusami, Ania, a me pare abbia un po' glissato, perché lì il nocciolo della questione è come ha preso il giallo, non che ci può stare. Sì, poteva essere ammonito oggi, poteva essere ammonito la prossima, ma è la modalità che mi sarebbe piaciuto avesse commentato, perché il nocciolo sta tutto lì. Certo. Aia. Diciamo che anche in questo caso ha dribblato bene, nonostante insomma non sia proprio nelle sue corde da difensore, ha dribblato bene alla tua domanda. Mi è sembrata un po' una difesa d'ufficio davanti alle telecamere, poi magari credo che nello spogliatoio qualcosa dirà a Bombaggi, ecco, proprio per la modalità che dice Andrea con cui è arrivato quel giallo, che poi gli farà saltare la sfida contro il Catanzaro. Credo che da una parte, insomma, facendo una battuta, può essere anche una buona notizia per Paci, che avrà un dubbio di meno, ecco, perché considerato il rientro di Mungo, il cambio è abbastanza semplice, ovvero sostituire Mungo con Bombaggi domenica prossima. Però Bombaggi è un giocatore importante, un giocatore che si sta ritrovando, quindi sarà un'assenza comunque pesante. Grazie Ania per essere stata con noi. Io vi ricordo, questa settimana non c'è Pro Teramo, perché martedì alle 19 c'è Cittadella Pescara, troverete Andrea Costantini e Paolo Renzetti, ovviamente, che vi racconteranno la partita. L'appuntamento Ania Teramo Catanzaro ore 15, vero? Esatto, sì, domenica prossima di nuovo al Bonolis. Perfetto, grazie Ania, buona serata. Grazie a voi. Ok, ci possiamo tuffare velocissimamente in Serie D, vedendo i risultati e la classifica del girone F, siamo in... ritardissimo. Campobasso, Castelfidardo 1-0, Castelnuovo Aprilia 3-2, Cinzia Albalonga, Atletico Porto Sant'Elpidio 2-1, Matese Monte Giorgio 2-1, Notaresco Agnonese 2-0, Recanatese Giulianova 3-2, Tolentino Rieti 1-0, Vastese Fiuggi 2-2, purtroppo ennesima partita del Pieto rinviata, che oggi avrebbe dovuto giocare contro il
Vasto Girardi. La classifica dopo la terza giornata del girone di ritorno, ma di fatto per molti insomma siamo ancora molto molto indietro: Campobasso 42, Notaresco 38, Castelnuovo 37, Cinzia Albalonga 32, Vasto Girardi 30, 29 Castelfidardo, 27 la Vastese, 26 per il Rieti, 25 per la Recanatese, 24 per il Tolentino, 23 per il Matese, 22 per l'Aprilia, 21 per il Monte Giorgio, 20 per il Fiuggi, 17 per il Pineto, 10 per il Giulianova, 3 punti per Atletico Porto Sant'Elpidio e Olimpia Agnonese. Partiamo dal Vincenzo Savini di Notaresco, dove il Notaresco vince 2-0 contro l'Olimpia Agnonese. Servizio. Tutto come da pronostico, con il Notaresco che supera l'Olimpia Agnonese, conferma il secondo posto in classifica e certifica il momento d'oro. Terza vittoria consecutiva, ottavo risultato utile di fila, 5 successi e 3 pari nel frangente. Una rete per tempo per i rossoblù, anche se sulla marcatura iniziale sono state accalorate le proteste dei molisani per un tocco di mani da parte di Gallo. Rete a parte sul successo dei notareschini, nulla da eccepire, viste anche le diverse occasioni create nell'arco dei 90 più minuti. Visti gli impegni ravvicinati, mister Epifani fa riposare Capitan Speranza, che si accomoda in panchina, tribuna per Blando e Ghiani non al meglio. Dopo la squalifica torna Bianciardi, ritrova la maglia da titolare al centro dell'attacco Dos Santos. Gli ospiti si presentano con i due attaccanti argentini in avanti, Abercorn e Sosa, panca per l'ex rossoblù di Lollo. Dopo un'iniziale fase di studio, il primo squillo arriva proprio allo scoccare del quarto d'ora, quando Gallo, in proiezione offensiva, con una girata volante va vicino alla marcatura. 5 giri di lancette e l'estremo ospite è sollecitato dalla punizione di Frulla. Caputo è reattivo e devia in angolo. Al 26esimo ecco l'episodio che porta avanti il Notaresco sul calcio di punizione, la deviazione di Gallo che mette dentro il terzo gol stagionale. Rossoblù avanti con le veementi ed insistenti proteste della squadra molisana. Il direttore di gara e il suo primo assistente si consultano per qualche istante prima di accordare la rete. Sbloccato il match e con i granata quanto mai nervosi, i rossoblù potrebbero raddoppiare subito, ma la punizione di Banegas si stampa sull'incrocio dei pali. Prima del riposo ancora due emozioni: al 39esimo, nella prima sortita offensiva degli ospiti, Eshiba a farsi trovare pronto sulla conclusione di Sosa dalla distanza, mentre nel primo dei due minuti di recupero è doppia l'occasione per la squadra del presidente Di Giovanni. Caputo respinge il tiro di Marchionni, mentre la battuta di Bianciardi termina sul fondo. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà arriviamo alla ripresa, che non offre particolari sussulti fino al 14esimo, quando Banegas dalla distanza impegna severamente Caputo. Al 20esimo è ancora il Notaresco a provarci, scambio tra Marchionni e Dos Santos con tiro del numero 7 e palla alta di poco. Appena 30 secondi ed arriva il raddoppio dei padroni di casa. Banegas ruba palla a Tinti, avanza di qualche metro e lascia partire un tiro che non lascia scampo a Caputo. 2-0 ed undicesima marcatura in campionato per il Pocio argentino, sempre più top scorer rossoblù. Da questo punto in poi il confronto perde di intensità, con le due squadre già proiettate alle sfide di recupero di mercoledì. Si susseguono i cambi e dal 29esimo è un super Caputo a negare la gioia della marcatura a Palumbo, deviazione volante sul pregevole cross di Banegas. Con ampi spazi il Notaresco può distendersi e dal 41esimo Dos Santos prova il pallonetto sull'uscita di Caputo, palla sul fondo. In pieno recupero invece Cancelli a sollecitare con un bel tiro l'estremo ospite, abile a deviare in angolo. È l'ultima emozione del match, 3 punti conquistati dal Notaresco che ora si proietta al recupero di mercoledì contro il Tolentino. Match importante anche per l'Olimpia Agnonese al Civitelle contro il Real Giulianova. Molisani che nel post gara hanno annunciato il silenzio stampa. Mister, mi verrebbe da dire tutto come da pronostico, arriva l'ottavo risultato utile consecutivo, la terza vittoria, 2-0, una rete per tempo. Questo è l'aspetto positivo, anche se la partita non è sembrata facile come poteva sembrare, ma lo sapevo. Sapevo che era una partita che si poteva complicare, perché loro hanno fatto nelle ultime due partite, hanno preso tantissimi giocatori, quindi sono una squadra che ci credono fino alla fine per cercare di arrivare ai play-out. E quindi lo sapeva, nonostante tutto abbiamo avuto tante occasioni da gol, e forse dovevamo essere un po' più cattivi nell'esecuzione. Poi la partita l'abbiamo vinta, penso. Cioè, non penso meritatamente, nonostante la partita loro la facevano diventare molto sporca, ci aggredivano molto, e quindi era una partita difficile. Siamo contenti,
mettiamo altri 3 punti alla classifica e pensiamo già alla partita di mercoledì. Visti gli impegni ravvicinati, sei anche riuscito a dare un po' di riposo a qualcuno? Ma è obbligatorio, perché stiamo giocando di continuo, non è semplice gestire tutta questa situazione. È logico che quando posso far rifiatare qualcuno, cercare di dare minutaggio a qualche altro giocatore, lo faccio, perché in funzione delle partite che abbiamo nei prossimi giorni, perché abbiamo una partita mercoledì, una partita domenica, e non vedo l'ora di arrivare a domenica, perché poi ci sarà una sosta dove abbiamo bisogno un po' di riposo. Sul gol dell'1-0 che mi dici? Ma gol dell'1-0 hanno protestato molto, io non ho visto niente dalla panchina, non so se è stato gol di mano oppure non so che cosa dire. Sicuramente è un gol dove ha creato polemiche, però credo che la squadra poi ha vinto la partita creando tantissime palle gol e portando a casa il risultato, perché poi la cosa più importante è quella. Prescindere dall'episodio del gol, penso che la squadra ha meritato ampiamente di vincere, facendo tante occasioni da gol. È stato bravo il portiere loro in diverse occasioni, quindi siamo contenti di portare a casa questo risultato, perché poi quando le partite sembrano scontate devi vincere, sei obbligato a vincere, e chi ti, l'ho detto già l'altra volta, chi ti incontra delle volte non ha niente da perdere contro di noi, e quindi gioca magari con la spensieratezza che poi ti fa far giocare male e magari fanno dei risultati, perché poi la spensieratezza ti porta a fare anche risultati. Quindi i ragazzi sono stati bravi a mettersi alla pari loro e vincere la partita. Successo 2-0 del Notaresco. Intanto io do la buona serata, non so se mi sente, al mister Guido Colangelo, che vedo in collegamento. Buonasera mister. Pronto. Eccoti. Buonasera. Cioè, mi senti? Ci sono? Ti sento, ci sei. Non so se stai utilizzando tipo iPad, se riesci a metterlo in orizzontale, perché ti vediamo un po' verticale con le bande laterali nere. Non so che supporto stai utilizzando, se riesci. Ah, gira, perfetto, adesso ti vediamo okay. Molto, molto meglio, ti vediamo. sì. Allora, vabbè, tra poco veniamo da te, ti diamo l'opportunità di mettere a posto l'inquadratura. Andrea, ti faccio vedere, perché se ne è discusso, l'hai sentito anche Epifani nel finale dell'intervista, del gol di Gallo, così magari anche il mister che adesso... ha aggiustato l'inquadratura, lo riesce a vedere, è questo. Ora a scanso di equivoci è un episodio talmente lampante che sia un fallo di mano, ed è incredibile come l'arbitro, peraltro omonimo di Gallo, perché si chiama Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia, forse per quello noi prendiamo un po' col sorriso sulle labbra, però insomma, un errore del genere è davvero marchiano. È davvero. Qualcuno ha scritto: riapparso il Dies. Come Andrea? In un messaggio, qualcuno ha scritto: riapparso il Dies a Notaresco. Sì. Riferimento al gol di Argentina e Inghilterra. Gallo neanche esulta all'inizio, sa di essere colpevole, perché questo è cartellino giallo oltre che essere un gol da annullare. Probabilmente poi il Notaresco, per la forza che ha la partita, l'avrebbe portata a casa comunque, però insomma. Sì. Tu che ne pensi? Poi chiediamo anche al mister. Penso che il gol è chiaramente irregolare, e quindi, come abbiamo detto più volte, che il Notaresco nelle partite precedenti ha avuto francamente degli episodi contrari, anche piuttosto plateali, come plateale questo, e questo, in questo caso al Notaresco è andata bene. Io sono sicuro che il Notaresco avrebbe vinto lo stesso, perché anche il resto della partita, al di là dell'altro gol di Banegas, insomma, non c'è stata gara, il divario è notevole, e quindi il Notaresco comunque avrebbe vinto. L'unica annotazione che faccio, ma veramente, perché poi l'episodio è talmente chiaro che non vale la pena neanche di insistere, forse un po' troppa esultanza da parte del giocatore. Perché poi quando subisci un torto non è che il giocatore che lo fa, quando tu sei la parte lesa, non è che vengono a segnalare: no, io il fallo
che ho subito era fuori area, non in area di rigore, quindi non dare il rigore per stare a qualche episodio che è successo contro il Notaresco in precedenza. Quindi non dico che debba stare lì ad ammettere, perché gli arbitri sbagliano, in questo caso a favore, altre volte contro, però dico solo poteva essere un po' più moderata l'esultanza. Per il resto non c'è molto altro da aggiungere, è stato un episodio valutato male dal direttore di gara, questa volta è andata bene al Notaresco, ma altre volte il Notaresco è stato assolutamente penalizzato, quindi direi di chiuderla qui. Mister, vengo da te per chiederti se alla luce, adesso chiudiamo la parentesi perché è talmente evidente da Moviola, se alla luce dei risultati di oggi, ma anche quelli di queste ultime uscite, vedendo la classifica, te la facciamo rivedere, il Notaresco quante possibilità oggettivamente ha di andare a riprendere il campo basso? Perché sono due squadre che sono a 4 punti di distanza, ma con lo stesso numero di partite, quindi diciamo che la distanza è quella. Ma io penso che il Notaresco, se regge questo ritmo, potrà certamente nel proseguo di questo campionato riprendere il campo basso, perché il campo basso è una società, è una squadra fortissima, è una squadra che è veramente forse la più forte del campionato del girone F quest'anno. Però per la storia sua come città di Campobasso e come esperienza calcistica, questa è una città che spesso si sfascia e difficilmente porta il ritmo giusto fino alla fine. Infatti è bastato qualche piccolo sgambetto che ha subito, che subito sono state delle polemiche incredibili. Io ne parlo perché siccome vado spesso in Molise e quindi sento queste situazioni, ci sono state delle critiche immense, e quindi sai, adesso hanno rivinto oggi, già stavano criticando il primo tempo perché dice che è una partita difficile, una partita che... cioè loro pensano di essere un rullo compressore, e invece non è così. Invece il Notaresco, con umiltà, con pazienza, sta veramente costruendo un bellissimo campionato. Quindi secondo te il Notaresco può riuscire a recuperare quel gap di 4 punti? Ha le possibilità? Secondo me sì, ha le possibilità, anche perché è una piazza che lo consente, al contrario del Campobasso, perché se quelli perdono un punto o fanno un pareggio o qualcosa va storto, lì succede sempre il casino. Mister, ti arrivano i saluti da Sulmona, che ti ricorda con affetto. Un grande saluto al mister Guido Colangelo. Sulmona ti ricorda con affetto. Anche io saluto, grazie. Guido Colangelo. Come? Grazie, di grande, io saluto Guido. Ciao, e saluto a tutti. Ciao Andrea, ciao. Sì, scusa, ma ho perso un po' di tempo ad aggiustare qui la situazione, perché pensavo che io non riuscivo a collegarmi, invece stavamo in ritardo. E invece ce l'hai fatta. Hai visto? Ci avete in multa. Comunque siete in multa voi adesso questa volta. Senti, oggi sei stato a Vasto, alla Ragona di Vasto. No, per un motivo semplicissimo. Ero andato, sono arrivato a un certo punto, mi hanno fermato, ho dovuto dare spiegazioni, ho perso tempo, mi sono innervosito, ho girato la macchina e sono tornato a casa a penne. E allora te la facciamo vedere la gara. 2-2, ti sei perso una gara spettacolare dal punto di vista dei gol, probabilmente non la migliore vastese dell'ultimo tempo. Ce la racconta, e ve la racconta, Paolo Renzetti. Giusto pareggio all'Aragona per 2-2 fra Vastese e Fiuggi al termine di 90 minuti combattuti. Per la squadra di Fulvio D'Adderio il gol quasi allo scadere di Capitanio è servito per evitare il KO, con la serie positiva che arriva a quota 10, anche se la zona playoff ora è un po' più lontana. La cronaca: al quarto minuto Basilico per gli ospiti in area aragonese carica il tiro ma conclude centralmente fra le braccia di Di Rienzo. Al settimo ospite a sorpresa in vantaggio con Gaetani, che in sospetta posizione di fuori gioco si ritrova a due passi da Di Rienzo mettendo il pallone in rete. Proteste abruzzesi inutili con il gol che viene convalidato. Gelo all'Aragona con i padroni di casa sotto. La squadra del presidente Bolami accusa il colpo e impiega qualche minuto a reagire. Al 17esimo, al primo vero affondo, però la Vastese pareggia. Martiniello, servito sulla tre quarti, se ne va verso la destra e poi calcia dai 18 metri trovando la respinta difettosa di Atzeni, con la palla che arriva a Mamona che non sbaglia per il gol dell'1-1.
Ristabilita la parità, i padroni di casa continuano a premere, anche se il Fiuggi non sta certo a guardare, visto che al 21esimo Proia, direttamente su angolo, mette la palla di un soffio sopra la traversa. Gara godibile con le due formazioni che non si risparmiano alla ricerca di altre reti. Al 24esimo si rivede la squadra locale ancora con un ispirato Martiniello, che in area manca però il bersaglio grosso. Poi una lunga fase di stanca con equilibrio ma poche emozioni, con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi dopo 45 minuti sul risultato di 1-1. Nella ripresa al secondo minuto Fiuggi pericoloso con un tiro di Gaetani parato a terra da Di Rienzo. Al terzo Di Prisco vicinissimo al 2-1 abruzzese, ma Azzeni sul primo palo respinge. Avvio di ripresa pirotecnico, visto che al quarto Martiniello per Lavastese in area mira all'angolino con il portiere ospite che riesce ancora a salvare. All'11esimo clamorosa invece l'occasione per i laziali con Tornatore, che in area abruzzese a 2 metri da Di Rienzo non riesce a mettere il pallone in rete anche per l'intervento dei difensori di casa. Spinge ora la formazione di Incocciati con Di Rienzo che al 16esimo con un miracolo evita il gol ospite. Il vantaggio laziale nell'aria e arriva al 20esimo ancora con Gaetani implacabile con una conclusione chirurgica a superare il portiere della Vastese. Fiuggi 2, Vastese 1, è tutto da rifare per la squadra di D'Aderio che nonostante alcuni cambi stenta ancora una volta a reagire, così come era accaduto nel primo tempo. Nel finale però la sorpresa positiva per i padroni di casa che al 44esimo trovano il gol del 2-2 in mischia con Capitanio, evita così alla sua squadra il KO. 2-2 il finale di questa partita, una gara molto combattuta, probabilmente alla fine il risultato più giusto, è d'accordo? Ma diciamo che potevamo anche perdere, il risultato non dico più giusto perché dopo abbiamo creato anche noi, però loro ci hanno messo in difficoltà, c'è stato un quarto d'ora che prima o poi aspettavamo che facessero gol e devo dire che forse la migliore squadra vista finora, bisogna essere obiettivi, ma devo riconoscere questo Fiuggi che ha tanta qualità e non solo qualità, anche corsa. Recriminazioni in casa biancorossa per il gol del vantaggio di Gaetani che è sembrato in fuorigioco. Lei, mister, dalla panchina cosa ha visto? Ma io ho visto che guardando il portiere che uscisse dalla porta, invece ho visto l'avversario che usciva dalla nostra porta, ho visto questo e quindi non ho visto il mio portiere, ho visto l'avversario, però al di là di questo è stato dato rete, siamo stati poi bravi a crederci per riprendere, però bisogna accettare tutte le cose, cioè si commettono anche errori, se ci sono, perché poi bisogna anche verificarle. Dalla postazione mia ho visto quest'uomo uscire in ultimo, mi sembrava automatico il fuorigioco, però non c'è stato, abbiamo anche protestato un po', però nel giusto modo, e poi diciamo che abbiamo trovato il gol con il tiro di Martiniello e Mamona che è rientrato, però bisogna essere obiettivi che oggi abbiamo visto una squadra che non merita sicuramente il posto di classifica che occupa e nello stesso tempo una squadra che gioca bene. Ha detto D'Aderio, Fiuggi la migliore squadra vista a Vasto. Sono d'accordo, credo che lo siamo un po' tutti. La prestazione è stata una prestazione diciamo con delle letture importanti che necessariamente questo gioco desidera avere, quindi per noi, per me allenatori che prediligono che una squadra prevalentemente sappia giocare al calcio, sappiamo quanto sia difficile inculcare nei ragazzi giovani, soprattutto così giovani che hanno necessità di crescere, quindi quando vedi una squadra che si presenta fuori casa con queste certezze, significa che il lavoro sta dando dei frutti, ma non a me, soprattutto a loro, perché io il mio massimo impegno è quello di cercare di migliorare le loro abilità e semmai inserire delle nuove che loro magari ancora non conoscono, perché credo per storia sia da calciatore che da allenatore, essendo io allenatore di prima categoria, posso trasmettere ai miei ragazzi. Non è semplice perché non ci vuole solo la chiave che giri come quando devi accendere la macchina, ci vuole il tempo e quindi quando è un periodo importante che stiamo facendo sotto l'aspetto del gioco. Questo mi fortifica perché significa che stanno apprendendo cose importanti che serviranno sicuramente al loro proseguo di questo gioco se vogliono fare i calciatori. 2-2, gol, spettacolo, anche
qualche polemica sul gol dell'1-0 del Fiuggi. Do la buona serata a Paolo Renzetti e Stefano Recanati che si sono uniti alla stanza con mister Colangelo. Ciao ragazzi. Ciao Jacopo, buonasera. Buonasera a tutti, un saluto a mister Colangelo. Grazie, anch'io saluto mister Colangelo e ti ringrazio per avermi chiamato ragazzo. Assolutamente sì. Paolo, ci descrivi che partita è stata oggi? Perché abbiamo visto un D'Addario non molto soddisfatto. Poi torno da mister Colangelo che le partite della Vastese quest'anno ne ha viste parecchie e voglio anche un suo giudizio su questa fase, insomma, della Vastese. Paolo. Beh, diciamo che la premessa è che probabilmente questo non è il momento migliore della Vastese. La squadra sta accusando probabilmente un po' di stanchezza, un po' sta pagando il fatto di aver giocato, come tante altre squadre ovviamente di questo girone, molte gare in pochi giorni, ci sono stati dei recuperi, ci sono dei giocatori nuovi. E quindi credo che adesso la squadra di D'Addario stia un po' pagando tutto questo. E la partita è stata una partita combattuta e lo ha detto anche D'Addario. Io sono d'accordo col tecnico biancorosso che quella vista oggi all'Aragona è stata probabilmente la migliore squadra che è scesa in campo a Vasto. Il Fiuggi ha dimostrato di non meritare la posizione di classifica che occupa. Io l'avevo detto oggi anche nel corso di diretta stadio che per quello che stavo vedendo questa squadra non è una squadra da quasi zona play-out, quindi da questo punto di vista sicuramente forse nessuno si aspettava di vedere un Fiuggi così spigliato, così manovriero, così grintoso, una squadra che ha costruito anche delle occasioni da rete, ha avuto il merito di passare per due volte in vantaggio e il demerito sul 2-1 nel secondo tempo, soprattutto nella fase centrale, ma anche all'inizio, dopo dal terzo minuto fino al ventesimo, ventiduesimo, di non segnare almeno due gol che avrebbero probabilmente chiuso la partita. Nel calcio, quando non chiudi le partite, poi rischi di pareggiare se non perderle. E la Vastese, d'altra parte, d'altro canto, ha avuto invece il merito di crederci fino alla fine, trovando il gol di Capitanio anche in maniera un po' rocambolesca, però credo che oggi il punto stia molto bene alla Vastese, che allunga comunque la serie positiva. Arriva 10 risultati utili consecutivi. Esatto, 10 risultati utili consecutivi, però diciamo che il salto che ci si aspettava in caso di vittoria non c'è stato, perché con due punti in meno la zona playoff un po' più lontana, però obiettivamente il risultato di oggi è un risultato sicuramente giusto. Ha fatto vedere le cose migliori la Vastese nel primo tempo, nella ripresa direi decisamente meglio il Fiuggi. Poi rivediamo il gol di Gaetani. Intanto a mister Colangelo volevo chiedere, un allenatore che mette insieme 10 risultati utili consecutivi e poi alla fine ci pensa a non aver fatto quello scatto in più per i playoff, ma secondo me alla fine un allenatore si tiene una striscia così lunga. Ma io penso che l'allenatore deve essere molto soddisfatto, perché avere una striscia positiva così lunga vuol dire che è stato fatto un lavoro eccezionale, un lavoro ottimo. Poi bisogna tener conto che la Vastese ha messo dei giocatori nuovi che non hanno fatto la preparazione, che non si conoscono ancora nella maniera dovuta e quindi insomma è ancora una squadra che si sta allestendo. E quindi io faccio i complimenti alla società, all'allenatore e a questi ragazzi, perché poi se tu guardi la Vastese c'ha una squadra giovanissima, cominci da Barbarossa, c'è Francese, Cardinale, Fermo, cioè è una squadra veramente Barbarossa, molto sì. E quindi è una squadra che uscirà probabilmente anche col caldo adesso, anche se in questo periodo sta pagando la fatica fatta, perché la Vastese è una delle poche squadre che fino adesso ha giocato un po' tutte le partite e quindi questo è faticoso. Io infatti anche sabato, domenica, Giulianova, mercoledì
Ah, mercoledì, scusa, sì. Talmente che ci annoiamo che non sappiamo più manco più le giornate. Esatto. Mercoledì a Giulianova, un primo tempo eccezionale, poi il secondo tempo è calato giustamente perché è una squadra stanca, una squadra stanca. E poi devo fare i complimenti ad Adderio che non si lamenta, ma questi oggi i primi sei minuti hanno subito un gol nettamente in fuorigioco. Però lo rivediamo, mister, lo rivediamo, perché Paolo ci deve spiegare una cosa sul gol. Non so che cosa si vedrà poco. Paolo, mi dici, mentre la vediamo, l'occasione del gol del vantaggio dell'1-0 di Gaetani, che cosa è successo? Beh, Gaetani, come si vede da queste immagini strette... Segna dalle immagini fuori gioco, però... Esatto, in netto fuori gioco, però probabilmente, anzi sicuramente, c'era un giocatore della Vastese sulla parte destra del campo che noi non vediamo, che forse potrebbe, o forse no, tenere in gioco il giocatore del Fiuggi. Però... da queste immagini, ovviamente, perché l'immagine è sull'azione del gol, noi non riusciamo a vedere questo giocatore. E dovrebbe trattarsi di Diallo, mi avevi detto. Sì, esatto. Però quindi, diciamo, in questo momento non si vede, ma peraltro era un po' anche cioè fuori dallo schermo, che è impossibile da individuare. Però, sì. Dovrebbe essere nel caso lui a tenere in gioco Gaetani, perché altrimenti la posizione è di netto fuori gioco. Esatto. Probabilmente, scusa se ti interrompo, anch'io ero convinto che bravo. Probabilmente è l'esterno, è il difensore. Che c'è un giocatore che tiene in gioco però Gaetani. Sì, che lo tiene in gioco. Sta risalendo. C'è un giocatore che risale. Sì. Ecco, è un difensore che sta rientrando. E tiene in gioco questo qui. Sì. Anch'io non l'avevo notato. Bravo a averlo notato. Perfetto, sì. Perfetto. Mister, vengo da te perché ci chiedevano. Oggi Dardelli ha sbagliato la formazione. Non si possono tenere insieme fuori Martinez e Obodo. E Diarra funziona solo con Obodo. Visto che tu la Vastese l'hai vista tante volte, secondo te è una considerazione giusta? Io, scusa, non ho capito la considerazione, qual è stata la critica? La considerazione è che oggi D'Addario ha sbagliato perché non si possono tenere fuori insieme sia Leandro Martinez che Obodo, che sono imprescindibili per questa squadra, e peraltro Diarra a centrocampo funziona solo in coppia con Obodo. Ho capito, però qua siamo lo stesso discorso del Pescara Calcio, che quando sta fuori Cesaro, cioè voglio dire, evidentemente Obodo non può mantenere questo ritmo di giocare tutte le partite, perché anch'io sono convinto che Obodo è un giocatore eccezionale, anzi è un giocatore, si vede, lì non ci vogliono gli scienziati per capire quali sono i bravi o i meno bravi. Quando vedi Obodo giocare in campo è un giocatore, un signor giocatore. Però anch'io ho chiesto l'altra volta che è entrato nel secondo tempo, dico, ma come mai non ho visto poi l'età, e quindi evidentemente deve essere cestillinato in una maniera giusta, in maniera proprio precisa, perché sennò evidentemente non può reggere il ritmo di tutte le partite fatte in questo campionato stranissimo. La Vastese in questi ultimi tre incontri ha modificato il centrocampo nonostante aveva trovato un ottimo equilibrio nelle partite precedenti, lasciando in panchina giocatori che avevano dimostrato giocate importanti sia in fase di ripartenza che in copertura, ma vuole davvero entrare nei playoff? Io ho forti dubbi. Io dico la verità, c'è anche una specie di turnazione. D'altronde le squadre di Serie D stanno giocando spesso domenica, mercoledì, non è facile giocare sempre con l'11 titolare. Comunque, noi salutiamo Paolo Renzetti, lo lasciamo perché tra due minuti Paolo si è impegnato, vero? Tra un paio di minuti, tra 120 secondi. Sì, si è impegnato televisivamente parlando. Ti lasciamo. Grazie. Una buona serata a te. Ciao. Ci andiamo a vedere il servizio del Castelnuovo che vince 3-2 contro un'altra laziale, l'Aprilia. Stefano Recanati.
Di Fabio mescola le carte in tavola e cambia 6 undicesimi della formazione scesa in campo contro il Fiuggi. Casimiri dà forfè prima del riscaldamento, al suo posto gioca Ferri. Novità anche in porta, dove va Oliveri. A centrocampo con Loviso c'è Leonardo Emili, mentre in attacco, dopo il turno di squalifica, torna Fagioli. Nei pontini assente Ruben Olivera. Nel 4-3-3 di inizio gara mister Galluzzo schiera Camara in difesa, mentre in avanti non c'è Laghigna, al suo posto Bosi. Al comunale fischia Deusanio di Faenza. Pronti via la prima occasione di marca locale con De Gidio, bravo ad impegnare Prudente in corner. L'Aprilia non ci sta e risponde presente con Luciani, che dalla distanza centra in pieno la traversa. Poi sulla ribattuta la difesa abruzzese salva la disperata. L'Aprilia continua a premere una potenziale occasione al 17esimo con Pezzone, ma la sua conclusione è messa sul fondo dall'ottimo intervento di Olivieri. Lo stesso numero 1 di casa però non può nulla 5 minuti più tardi, quando Bosi dalla destra entra in area di rigore e con il mancino batte con una conclusione precisa l'incolpevole Oliveri per il meritato vantaggio degli ospiti. La risposta del Castelnuovo arriva da calcio piazzato con Loviso, ma l'esperto centrocampista questa volta non trova lo specchio della porta per questione di centimetri. Con Di Ruocco un po' in ombra, in questi minuti ci prova De Gidio a scuotere i suoi, ma il tiro risulta potente e poco preciso. Alla mezz'ora l'Aprilia avrebbe la possibilità di raddoppiare. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo si accende una mischia, dove Pezzone per questione di centimetri non beffa Olivieri. Sul finale di primo tempo cresce il Castelnuovo. Al 40esimo è Di Ruocco a provarci di prima intenzione con un tiro dei suoi che è deviato da Pollace, per poco non beffa Prudente. E il preludio al gol che arriva 2 minuti più tardi con il solito Loviso, bravo a stoppare il pallone dal limite e con un destro chirurgico a mettere in fondo al sacco con l'aiuto del palo. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa, con il Castelnuovo subito in gol al 7° minuto, sgroppata sulla destra di Emili che mette in mezzo il pallone, dove si avventa De Gidio, il quale vince un contrasto e poi trafigge il portiere avversario. Gioia per l'esterno nero-verde che non segnava dal 6 gennaio scorso contro la Cinzia Albalonga. Il Castelnuovo prende le redini del gioco e con la specialità della casa, ovvero la ripartenza veloce, si riversa in avanti verso la porta avversaria con Rosario Di Ruocco, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Passano 4 minuti e De Gidio sfiora di nuovo il gol, discesa sulla destra di San Severino che mette in mezzo, dove il numero 7 si fa trovare pronto, ma calcia addosso Prudente. Alla mezz'ora il Castelnuovo cala il tris e bravo Fagioli a deludere l'intervento di Sossai, ma la conclusione violenta c'entra in pieno la traversa. Poi sulla ribattuta De Gidio mette in rete per la sua doppietta personale. Partita chiusa, nemmeno a pensarci, perché proprio al 45esimo i pontini accorciano le distanze con il neo entrato Laghigna, bravo a girarsi in un fazzoletto e battere Oliveri con una conclusione centrale. Nel recupero non accade nulla, con gli abruzzesi che centrano l'11ª vittoria stagionale, e domenica prossima visita al fanalino di coda Agnonese. Per i laziali testa al recupero di mercoledì contro la Recanatese. Sono stati i primi 20 minuti dove abbiamo subito le loro manovre, no? Lo sapevamo, e non, il problema è che non siamo riusciti mai ripartire, abbiamo sbagliato tanto e ci siamo anche spaventati un po', quindi abbiamo perso un po' di sicurezza, di certezze, e poi sicuramente il pareggio ci ha ridato vigore. Poi nel secondo tempo è stato un altro Castelnuovo, perché abbiamo corretto un po' di cose, siamo andati a prenderli più alti impedendogli di giocare. Ci sta anche il fatto che magari loro avessero giocato anche mercoledì e hanno pagato un po' di stanchezza. Una squadra stravolta, perché? No, stravolta rispetto agli 11 iniziali, anche se lei comunque ha sempre detto che tutti si devono sentire importanti. Bravo, io quello che vedo in settimana, ho visto in settimana Natale ha avuto qualche problemino e quindi l'altro invece sta bene, Emili l'ho visto, Leonardo l'ho visto bene già da un po' di tempo, capito? Così, quando dico che c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tutti veramente, quindi non è che lo dico e poi dopo non lo faccio. Dovevamo capitalizzare di più le occasioni che ci abbiamo avuto, e penso sia di chiara lettura al primo tempo. E poi abbiamo preso questo gol che, vabbè, niente, abbiamo preso questo gol al 42esimo, quindi siamo andati al riposo un po', ecco, sai, gli episodi, no? Come incidono magari sulla gara. Secondo me poi siamo rientrati in campo magari un po' meno pronti, dopo preso il 2-1 abbiamo un po' smesso di giocare. Noi siamo una squadra, soprattutto su un campo dove si può giocare,
che deve sempre giocare, come abbiamo fatto il primo tempo, anche se capisco che mentalmente è più facile distruggere che costruire, quindi dispendio a livello cognitivo è elevato. Abbiamo riaperto la partita col 3-2, poi ci avevamo avuto anche prima un'altra occasione. Quanto è pesato l'aver giocato, affrontato anche il turno infrasettimanale e poi sull'andamento della gara? Sì, adesso noi giochiamo ancora, giocheremo pure mercoledì e poi rigiochiamo domenica, quindi facciamo 5 partite in 2 settimane. Sì, sicuramente influisce perché comunque al di là dell'aspetto fisico c'è anche l'aspetto emotivo, caratteriale, quello di rifare sempre prestazioni importanti. Questo è il successo del Castelnuovo. Stefano, vengo da te, ci dici in un minuto insomma che partita è stata, perché poi con il mister Colangelo voglio tornare sulle parole che hai di Guido Di Fabio sull'intervista che hai fatto a fine gara, su questo turnover, insomma, su queste scelte di formazione. Che partita è stata? Una partita da due volti per il Castelnuovo sicuramente, che nella prima frazione non ha approcciato bene anche per questa formazione un po' stravolta per noi che poi seguiamo in settimana la squadra, ma non sicuramente per il mister, come ha spiegato. Alcuni ingranaggi, alcuni meccanismi tra i nuovi con i senatori vanno ancora ben oliati, soprattutto poi durante i 90 minuti, perché logicamente l'allenamento è un conto, la gara ne è un'altra. L'aver trovato con Loviso quel gol al 42esimo sicuramente poi ha fatto rimettere un po' le cose a posto a mister Di Fabio dentro spogliatoio, quindi col pareggio sicuramente è più facile parlare, ragazzi, e non con il risultato sotto. E poi si è visto il Castelnuovo che si è abituati a vedere nel secondo tempo, con queste sgroppate in avanti, con questo palleggio fatto bene, le ripartenze fulminanti. Peccato anche purtroppo per Rosario Di Rocco che non ha trovato il gol, però questa volta c'è stato D'Egidio che ha trovato la sua doppietta e per fortuna è andata bene per Castelnuovo, che è arrivata all'11ª vittoria in stagione. Sono 34 punti, sempre più vicino alla salvezza, e poi si giocherà da qui un altro campionato. Mister, intanto ti salutano anche da Vasto. Donato ti aspetta all'Aragona per la prossima partita, ma torniamo un po' sul Castelnuovo. Ti chiedo, hai sentito le parole di Guido Di Fabio? Quando alcuni ingranaggi, mi pare di capire, quando alcuni ingranaggi funzionano, poi un allenatore è anche più, fa delle scelte, anche dei cambi, anche un po' più a cuor leggero, riesce a vedere di più chi dà il massimo durante la settimana e fare anche dei cambi che dal di fuori ovviamente non ci si attende, perché l'ingranaggio di squadra funziona. Ma certo, ma poi voglio dire, io apprezzo molto Guido Di Fabio, che è un allenatore bravo, dove sta lavorando da diverso tempo, da diversi anni, in maniera eccellente. È un allenatore veramente sempre sul pezzo, e quindi questo è sempre il solito discorso, che è difficile poter dire da fuori a noi che la domenica andiamo a vedere la partita e ci ricordiamo della partita precedente di 7 giorni prima, mentre c'è l'allenatore, giustamente, come ha detto Guido, lui è il termometro della squadra, vede il ragazzo che è in forma, chi sta un po' fisicamente, che deve recuperare, chi ha più entusiasmo in quel momento. Quindi è una scelta che l'allenatore, questa è una storia vecchia, insomma, che ai poveri allenatori vengono crocifissi ogni volta, ma ti pare che un allenatore vuole scegliere sempre la formazione migliore, i più in forma, i più pronti per un tipo di gara, e quindi è giusto, che un discorso perfetto, è giusto così. Anche per quelli di Vasto, no? Dico io, l'allenatore ci tiene e quindi sa lui come mettere in campo i giocatori e quali giocatori scegliere per una squadra che deve affrontare. Mister, Campobasso e Notaresco cosa devono temere del Castelnuovo? Ma io penso che Castelnuovo è una squadra che tra Campobasso, Notaresco e Castelnuovo, punto. Il resto non capisco poi la Recanatese, perché io pensavo che la Recanatese potesse fare un campionato
anche in prima linea proprio, quest'anno poteva anche vincerlo o quantomeno battersi con queste squadre. Anche perché ho visto che la Recanatese deve recuperare 6-7 partite, non ho capito, insomma, bene quante ne sono. Bene, a recuperare, non più di tutte, perché più di tutte mi sembra che ce l'abbia il Pineto, però insomma deve recuperare ancora. Quante partite, Andrea? Però ora siamo lì, la Recanatese ha solo una partita in meno rispetto a Campobasso e Notaresco, perché ormai già diverse partite le ha recuperate. Quindi potenzialmente ha 3 punti in più da fare rispetto a Campobasso e Notaresco. Quindi ormai potrebbe andare al massimo quelle. 28. Non ho capito. Dico, a quante partite potrebbe andare? A 28? A quanti punti? No, in realtà la Recanatese dovrebbe giocare altre 3 partite. Ah, 3 partite. Okay. Campobasso e Notaresco 2. Quindi ripeto, okay. Rispetto al duo di testa ha soltanto una partita in più da recuperare. Sì. Le distanze quindi sono quelle, sono abbastanza cristallizzate. La Recanatese non ha tutto questo margine rispetto da rimangiare rispetto alle prime. È stato esonerato l'allenatore. Ci aveva tante partite da recuperare e quindi insomma sono buttati un po' nel buio questi. Comunque vabbè, non è questo il problema. Io dico che il Castelnuovo può inserirsi anche lei in questo bellissimo campionato e dar fastidio sia a Notaresco che a Campobasso. Stefano, vengo da te per chiudere, perché praticamente stiamo oramai decantando quello che è il capocannoniere assoluto, che per un centrocampista come Loviso, insomma, io penso che Loviso era venuto con grandi aspettative, però insomma ritrovarsi capocannoniere del raggruppamento, io non ho visto oggi se Mercai non ha giocato, non ho visto se ha segnato Cardella, Banegas. No, solo Banegas. Quindi Banegas e Loviso sono i due... insomma i due capocannonieri, che uno è un esterno d'attacco, insomma centrocampista centrale che ha la maglia numero 5, che tendenzialmente era di Paolo Roberto Falcao, per intenderci, giocatore di ordine, di trama e ordito a centrocampo. Ritrovarsi capocannoniere insomma è qualcosa di inaspettato. Peraltro oggi doppietta di D'Egidio, che se torna a segnare anche D'Egidio, a Castelnuovo ci si può divertire. Per D'Egidio è stato importante ritrovare il gol, perché come detto non segnava dalla trasferta del giorno dell'Epifania contro la Cinzia Albalonga, ci fu anche lì un pareggio acciuffato all'ultimo secondo, poi tante volte ci ha provato, così come ci sta provando Di Ruoco, che ha sbagliato il rigore a Rieti. Ecco, mancano i gol di questi esterni, ma l'ha detto lo stesso Di Fabio, fanno tanto lavoro anche di ripiegamento, e poi a volte può capitare che in questo modo di giocare si arrivi poco lucidi davanti la porta e sbagliare quello che può sembrare anche il gol più facile. Però se questi due calciatori, alla prima forse D'Egidio, la prima esperienza in D, Di Ruoco l'ha già fatto, riescono a trovare continuità con la rete, il Castelnuovo può ambire a quantomeno a un buon piazzamento nei playoff. E poi di Loviso ormai stiamo, come detto, parlando di un campione che è entrato in punta di piedi a Castelnuovo, se la sta mettendo sulle spalle, sta facendo crescere come un papà questi giocatori giovani alla prima esperienza, e poi è arrivato in testa alla classifica cannonieri, se non sbaglio anche il primo gol su azione. Non vorrei dire una fesseria, mi scusate se poi è così, ma comunque credo il primo gol su azione. Niente, Castelnuovo ci può credere, ci deve credere rispetto alle altre, è la squadra che ha speso anche di meno economicamente, e quindi a favore rispetto alle altre ha anche la spensieratezza, la squadra che non ha nulla da perdere. Scusa se ti interrompo, anche perché giustamente come tu dicevi, Stefano, Castelnuovo è una squadra che c'ha D'Egidio, Loviso, D'Egidio ha fatto già 8-9 gol, Loviso ne ha fatti 11, ci manca Di Rocco, perché se Di Rocco si mette a fare gol anche lui, guarda, cioè è una squadra fortissima in avanti, e quindi voglio dire, c'ha ragione Stefano, devono aver paura sia il Notaresco che il Campobasso. Assolutamente. Grazie Stefano, buona serata. Grazie a voi, buona serata, grazie, ciao Andrea, ciao. Chiudiamo, visto che mi sarei parlato della Recanatese, ti facciamo vedere la Recanatese, ma soprattutto ci vediamo il Giulianova, che esce sconfitto dal Tubaldi 3-2 il servizio.
La Recanatese acciuffa la vittoria in pieno recupero, dopo che in un solo minuto e mezzo era riuscita a dissipare il doppio vantaggio, ottenuto tra il finire della prima frazione e l'inizio della seconda. Mastica amaro il Giulianova di Bitetto per un risultato positivo sfuggito dopo un secondo tempo giocato sopra le righe. I leopardiani arrivano a questa gara dopo quella sospesa nell'infrasettimanale contro il Tolentino, mentre il Real Giulianova è reduce dal bel pari contro la Vastese. La partenza è subito positiva per i padroni di casa che si presentano al tiro con Senigallesi già al primo, ma Mora respinge a mano aperta. Cresce il Giulianova che al settimo va vicino al vantaggio, angolo regalato da Ferrante, dalla bandierina la palla arriva alla testa di Caso che serve Cesario, il quale sempre di testa indirizza verso la porta, ma la mira è leggermente alta. Al dodicesimo ci prova Massetti, ma il tiro è largo. Al ventesimo si rivedono i padroni di casa con Senigallesi che ha il tempo di mirare, ma sbaglia non centrando la porta. È un buon momento per la Recanatese che al 25esimo sbaglia una clamorosa occasione, punizione lungo l'out di destra di Bove, palla indirizzata verso il secondo palo con Donzelli che a non più di un metro dalla porta manda incredibilmente sul fondo. 60 secondi dopo Titone serve Bove che prova una conclusione di esterno senza inquadrare lo specchio. Al 36esimo la Recanatese corona il suo buon momento. Bove ruba palla ad Antonelli e si lancia in contropiede, in superiorità numerica serve Titone che dribbla un avversario e mette in rete. Il primo tempo si conclude con una punizione dal limite calciata da Cesario che viene deviata in corner dalla barriera. Nell'intervallo Pagliari lascia negli spogliatoi Togola in evidente difficoltà per Morazzini e il numero 3 di casa lo ripaga subito. Corre il quarto quando un cross dalla fascia destra dell'esterno si trasforma in un assist perfetto per Liguori, il quale con tempismo si inserisce sul primo palo e insacca il raddoppio nonostante l'estremo tentativo di respinta di Mora. La Recanatese gioca sul velluto, al quarto d'ora Bove su punizione va a pochi centimetri da terza rete. Quando tutto sembrava far presagire un'agevole vittoria leopardiana, in un minuto e mezzo accade l'incredibile. Al 22esimo Antonelli viene lanciato sul filo e fuori gioco e batte Richirico per il 2-1. Palla al centro e il giallorossi pareggiano. Tipaldi sulla fascia mancina serve la palla a classe 2003 Forcini, che di prima intenzione la gira in aria, dove Capitan Danna infila da pochi passi. La Recanatese va clamorosamente in difficoltà e rischia di subire ancora, ma al 26esimo un break di Liguori saggia i riflessi di Mora. L'ultimo quarto d'ora i giallorossi di casa riprendono quote, al 39esimo ci vuole un grande intervento del portiere ospite a dire no a Candidi. Poi, nei primi 5 minuti di recupero, da corner, si accende una mischia nell'area giugliese che viene risolta da un tiro secco di Pennacchioni che fa esplodere tutta la panchina per un successo che rappresenta una sorta di ripartenza verso posizioni più consone di classifica, mentre il Giulianova esce a testa bassa per la grande occasione sprecata di fare punti contro una big del campionato. Momento in cui eravamo, diciamo, di slancio, anche dopo il 2-2 comunque la squadra era viva, dimostrava magari di poter continuare ad impensierire, però ci sono stati quei minuti finali della partita dove il Recanati ha collezionato anche diversi calci d'angolo e lì nella mischia purtroppo forse siamo stati puniti oltremodo. Mister, prima un tifoso da Giulianova ci scriveva e il Giulianova ci deve credere, soprattutto perché insomma, partite come quella di oggi restituiscono un po' il senso di una squadra battagliera. È chiaro che poi se su mischia al primo minuto di recupero prendi quel gol, insomma è difficile poi anche moralmente spiegarla questa sconfitta. Eh sì, veramente è un peccato, guarda, veramente sono rimasto dispiaciuto di questo gol in tempo durante il recupero, perché dico, meno male aveva recuperato i due gol che aveva subito. E purtroppo certe volte, vedi, il bel calcio non paga, perché molte volte bisognerebbe buttare il pallone quando è finita la partita fuori dallo stadio, non su in tribuna, ma fuori dallo stadio, proprio in mezzo, se ci sta qualche pineta, qualche parte, non lo so, lì a Recanati. E quindi, sai, subire il 91esimo, 92esimo un gol che ti dà tanta fiducia, un punto sarebbe stato importantissimo. Io ho visto il Giulianova mercoledì, come dicevamo prima, a me il secondo tempo del Giulianova è piaciuto moltissimo, una squadra secondo me forte, che non merita questa classifica, gente che ha corso fino al 90esimo, gente che si è data da fare, e invece oggi sarebbe stato veramente oro colato. Peccato, mi dispiace.
Tanto ci scrivono Cipriani e Barlafante, devono giocare dall'inizio, però certo, mister, sicuramente sull'esperienza di Leonardo Bitetto non possiamo nutrire dubbi. È chiaro che la rincorsa non è facile. Ma no, assolutamente non è facile, perché oltretutto, ecco, perdere una partita così, adesso bisogna ricaricare le batterie, bisogna tirare su, bisogna vedere i ragazzi a che livello emotivo si trovano, psicologico, insomma, sai, non è facile tirare sempre una carretta e spingerla nonostante i risultati non vengano, anche quando sarebbero meritati, e quindi bisogna fare un grosso lavoro psicologico soprattutto, perché mi sembra che anche a livello fisico questi ci stanno, ti ripeto, mercoledì scorso il secondo tempo sono stati dei leoni, e quindi io dico, non devono abbassare la guardia, crederci, il campionato è ancora lungo e io sono sconvinto che Genoa può farcelo a salvarsi. Andrea, in 30 secondi, anche rispetto a quello che abbiamo visto e rispetto a quello che ci ha detto anche mister Colangelo, sembra un paradosso, ma ripartire dal buono di una sconfitta può essere anche una strada? In parte. Io non so quanto ne avrà ancora Demo Leon, però sarà fondamentale recuperare lui in difesa, sarà fondamentale recuperare a centrocampo De Cerchio, che è uno dei pochi giocatori di grande qualità che ha questo organico, che ha dunque Bitetto da poter mandare in campo. E poi saranno fondamentali le prossime due partite, cioè il recupero di Agnone. E la classifica dice che quella è una partita che Genova deve vincere, non può, deve vincere. E poi ha una gara di campionato domenica contro il Torino, contro una squadra in grandi condizioni, non sarà affatto facile, ma lì bisogna fare il risultato. Ma si deve partire con una vittoria con l'Agnonese, che però abbiamo visto oggi ha dato un po' di filo da torcere a Notaresco, squadra rinnovata, squadra rinforzata, e non sarà certo una passeggiata. Però Giulianova deve iniziare a fare classifica, a fare punti. Scrivono, visto che il Matese vincere, su chi dovrebbe fare adesso la il Giulianova? Vediamo la classifica. No, non è facile, perché poi il Pineto non è squadra da quei posti, risalirà con tutte le partite da giocare. Il Fiuggi sta dimostrando di essere in condizione, è chiaro che ci sono Aprilia, Montegiorgio, Matese, che il Matese ora sta correndo, vediamo se regge questo ritmo, ma quello che conta è che Giulianova ha appena 10 punti, rispetto al Montegiorgio deve recuperare anche meno partite, non parliamone col Pineto, anche rispetto al Matese ha meno partite da recuperare Giulianova. Insomma, i margini di errore si assottigliano. Mercoledì Giulianova deve vincere e andare a quota 13, perché bisogna avere comunque quel distacco di 8 punti per poter fare il play-out. Poi si vedrà su chi fare la corsa. Questa è una cosa che non può dipendere da Giulianova. Da Giulianova dipende fare punti, perché altrimenti, se resti terzultimo con questo distacco, non fai neanche il play-out. Quindi bisogna vincere. Assolutamente sì. Secondo me ci scrivono, c'erano almeno due spinte sul gol della... È sicuro. Lì l'arbitro non ha, in tutto quel mucchio forse ha visto poco, ma sicuramente quello è un gol da annullare, perché ci sono delle spinte. Io ne ho viste un paio. Se vediamo, ecco qui. Non so se sì. Su Caso o su Tipaldi, quella è una spinta decisiva, perché si impedisce al giocatore di intervenire. Mi rendo anche conto che in quel mucchio capirci qualcosa era francamente complesso, ma quello è un fallo clamoroso e che costa a Giulianova un punto. Eh sì, un punto che sarebbe stato importante. Noi siamo in chiusura, grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Grazie soprattutto a mister Guido Colangelo, grazie mister per essere stato grazie. Con noi, per averci grazie fatto anche compagnia. A voi, ciao Andrea, ciao. Buon campionato, io vi ricordo che mercoledì scendono in campo quattro partite, quattro recuperi, Matese, Atletico, Porto, Sant'Elpidio, come diceva Andrea, Agnonese, Giulianova, Recanatese, Aprilia e Notaresco, Tolentino. A proposito, il Matese gioca contro il Porto Sant'Epidio, 3 punti quasi assicurati, quindi se Giulianova non vince, il Matese prende il largo rispetto a Giulianova. Assolutamente. Non so se abbiamo la possibilità di vedere il prossimo turno, altrimenti possiamo, eccolo qua, Aprilia Matese, Atletico Porto Sant'Epidio, Recanatese, questo però è domenica, Mercoledì ci sono quei quattro recuperi che vi ho detto: Castelfidardo, Cinzia, Albalonga, Fiuggi, Notaresco, Giulianova, Tolentino, Montegiorgio, Campobasso, Agnonese, Castelnuovo, Pineto, Vastese. Incrociamo le dita perché questa partita si possa giocare davvero.
Speriamo che il Pireto risolva i casi di positività al suo interno. Già un paio si sono negativizzati, mi dicevi, sì. Andrea, oggi. Sì, sì, sì. Su 11, due sono negativizzati, altri due casi riguardano lo staff. Quindi diciamo che al momento ci sono 7 giocatori positivi. Tra domani e dopodomani, altro giro di tamponi, probabilmente decisivo per capire se domenica si potrà giocare. Turno che si chiude con Rieti Vasto Girardi, questa sarà la 21ª giornata. Io ringrazio tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti, non faccio nome perché sono già in ritardissimo. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito, ci vediamo domenica prossima con l'Abruzzo del Pallone, sempre canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.